è la storia di uno che va a prostitute in bicicletta. Davanti a casa mia ci sono le lucciole che battono, e una volta proprio ho visto un uomo in bicicletta che si era fermato con una di queste, e c'era una discussione fra di loro, era un po' animata, non so come cosa sia successo, come è andata a finire, però mi ha fatto un po' ridere questa cosa e ho fantasticato su questa cosa qua, no? L'unica cosa è un dubbio su un termine che devo usare. Se uno va in macchina a prostitute, cioè si avvicina, apre la portella, una sale, cioè è normale, penso che sia così, no? Qualcuno l'ha fatto, non lo so, mica. Allora, ma se uno va in bicicletta, che cosa dice? Cosa dice? Vieni sulla canna, guarda che cosa. Oppure monta sulla canna. Però sì, possiamo fare così una... insomma, mi aiutate, non so se dire vieni sulla canna o monta sulla canna. Facciamo per votazione, dai. Chi vota per vieni sulla canna? Chi vota per monta sulla canna? Qualcuno si astiene? Scusate se userò certe parole un po' sconce, ma qual è la canzone di Orecchio.
Giorgio Signoretti, il Cigno, a dire due parole prima che inizino a suonare gli stinchi. Prima che sia troppo tardi. Prima che sia... Voi mi sentite anche senza il microfono, no? Tanto, sarà una cosa. Grazie. Sarà una cosa brevissima. Questa cosa di questa sera. Grazie. Un attimo che metto in mostra questa cosa. Questa cosa di questa sera è una delle tante, speriamo sempre di più, cose che stanno arrivando perché qualcuno ha deciso, e ringraziamo Otto. L'idea è stata sua, che è quello che è successo, che l'altra metà dell'idea è stata, poi sono messi insieme, hanno fatto un contratto e non e oggi siamo qua. Che la cooperativa musicisti mantovani, quello che era successo intorno al 74-75, per una decina d'anni, doveva in qualche modo essere ricordata. Poteva essere ricordata in tante maniere, scrivendo la storia cooperativa, cose che stiamo con molta fatica, perché è molto difficile scrivere di se stessi, scrivere gli altri è semplicissimo, scrivere di se stessi è un casino terrificante. Stiamo però con molta pazienza cercando di farlo, raccogliendo i materiali e cercheremo di pubblicarli in un sito, in qualche cosa d'altro, vedremo, ci stiamo lavorando. Però nel frattempo parte dei musicisti della cooperativa hanno detto: ma perché intanto non ci ascoltiamo a vicenda, perché non facciamo vedere le cose che nel frattempo abbiamo fatto, come le cose bellissime che ha fatto Necco nel frattempo. Marco Ferrari, autore di quella bellissima canzone che ha fatto. Noi stasera siamo qua per dimostrare che siamo meglio dei tedeschi e io fino all'ultima canzone ci avevo quasi creduto, poi in realtà c'è stato un problema. Seguirà i grandi, indefinibili, stratosferici, galattici, stinchi di santo, che si uniscono. Originale. Noi quando sono arrivati con una cometa e sono passati nel cielo di Mantova nel 1980, no? Sì. Siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ma allora è possibile davvero, cioè, pensare ridendo, no? Invece che pensare piangendo, che era la nostra caratteristica della sinistra, no? Allora forse è possibile pensare ridendo. Ed è quello che ci hanno fatto fare. Sono venute in mente un sacco di cose, Duchamp, sono venute in mente i dadaisti, i surrealisti, poi in realtà abbiamo smesso di pensare, abbiamo solo riso con gli stinchi e ancora stasera ridere e penseremo. Ci sono delle comete che vanno e che poi tornano, no? Gli stinchi sono questa cosa qua, una cometa che va, che passa il sistema solare, raccatta cose, parrucche, cose, e poi ritorna indietro e si presenta. È una caratteristica delle cose andare e poi tornare, no? Adesso per esempio è andata alla sinistra nel sistema solare, chissà quando tornerà, no? La destra quando va invece ritorna a intervalli molto più precisi e molto più stabili, e noi ci siamo abituati a essere assegnati, ma va bene così, no? Ci sono cose che non si riescono a rompere, legami che non si riescono a separare, rompere, come per esempio i legami tra gli stinchi e gli santi. Impossibile separare Matteo da Marielle, è impossibile separare Matteo da Luigi, è impossibile separare l'Italia dal proporzionale, è impossibile separare Silvio Berlusconi dai suoi processi, no? E noi siamo qua per vedere qualcosa che non si è separato e non è stato possibile separare. Fortunatamente sono gli stinchi di santo e adesso io vado a sedermi. Voi tratta gli stinchi!
paghiamo! Passate le luci, grazie. Otto le luci! No, così le luci! Intanto che si mettono a posto, vorrei spiegarvi un po' la nostra situazione. Mi piacerebbe saltare, mi piacerebbe pogare, ma non lo posso fare perché sono un rocker anziano e mi muovo piano piano e nemmeno pogo sul palco, che se sudo poi mi accaldo. Se mi vedi traballare, sta tranquillo che è normale. Se dovessi poi svenire, la badante può venire. Se mi vedi un po' assente, sta tranquillo, son demente. Prendere la scaletta, grazie.
grazie. Io non sento la chitarra. Neanch'io! Mi dicono i miei soci che vi devo segnalare che noi facciamo musica violenta! Certificato dai cavallini. E sapete, stasera voi fate musica troppo violenta. Prossimo pezzo che vi facciamo si chiama Stinco Attacco. Yeah.
poco attento? Siete un pochino poco attenti, eh? E quei soliti radicalsi. Noi ci piacerebbe che il prossimo pezzo facesse i cori. Oppure qualcuno venga a ballare. Mecco! Ci serve un ballerino, Mecco! No, no, non fa finta di niente. Sono finta di niente. Il prossimo pezzo è un trittico. Che però non mi ricordo bene cosa vuol dire un trittico. Io mi ricordo solo i primi. Poi gli altri pezzi quali sono? Guarda la scaletta! Non c'è, c'è scritto trittico sulla scaletta! C'è scritto quanto trittico? Guerra? Guerra c'è scritto! Certamente noi proviamo pochissimo, per cui vediamo un po'. Ve l'ho già detto che facciamo musica violenta. Ok, a posto. Arlo Benza!
bassista, Johnny Minzi alla batteria, Chris Bacchetti alla chitarra. Ci avete mai pensato? Ci avete. Per unire certamente. Ci avete? Hai pensato che bello sarebbe vivere da zombie? Non vai a lavorare. L'unica cosa che ti interessa è andare in giro a mangiare dei cervelli. Stai a letto fin quando cazzo ti pare. Bellissimo. Quando vuoi. Thank you.
quelli che fanno saltare le lettere da un libro. Contentiamo qua, ecco qua. Saluta la mia nipotina. Ciao Pietro. Beh, questo è un pezzo dedicato a Otto. Dov'è Otto? Otto! Otto! Non sono Otto. Facciamo pipì. Questo pezzo si vorremmo farle un pezzo jazz, perché adesso va bene che noi facciamo una musica violenta, esatto, violenta, però vogliamo farvi anche sentire che siamo dei fini dicitori musicali. E allora, dato che non trovo un testo, pensiamo quest'altro. Beh, vorrete che vi raccontiamo cosa abbiamo fatto negli ultimi 25 anni? Negli ultimi 25 anni lui non ha fatto un cazzo. Nei prossimi 25 anni lui non farà un cazzo. Che farò tutto il giorno
però vorremmo che voi non la prendeste troppo male per quello che diremo. Chi? Tutta colpa dei comunisti. Insomma, Cesare Assetti, Otto. A noi ce l'ha detto Berlusconi, che è tutta colpa vostra. Voi che sia vero o no, a noi non ci interessa tanto. Giusto? Giusto. No.
contrasti nel testo dopo. E questo era un pezzo dedicato al nostro ex premier Silvio Berlusconi. Culo. Lo Zolli. Il prossimo pezzo è una triste storia d'amore di un ragazzo lasciato dalla sua ragazza. E lei gli dice: ma dimmi perché? Lei non risponderà, comunque lui continua a domandare. Sarai che prima o poi? Concerti non acustici, nel senso che veniamo a casa vostra, lo Slim vi prepara la carbonara, ve la mangiamo, vi saltiamo sui letti e vi pisciamo nelle piante. Allora direi che per questo per pochi soldi, eh? Questo è un momento delicato. Cioè, c'è i baiosi. Ah, allora bisognerà capire una cosa. La prima volta che abbiamo fatto questo pezzo, i baiosi, eravamo a Lunetta, subito dopo ci ha tirato dietro un gavettone d'acqua che ha fatto saltare un amplificatore, comunque un'altra cosa. Mi ricordo ancora quando ho presentato il pezzo, ho detto il prossimo pezzo si chiama i baiosi e quel signore là, in mezzo a tutti, ha fatto... Te lo ricordi? Il cigno. Si è sentito il cigno ridere sopra tutti. Comunque facciamo i baiosi e noi i baiosi vi amiamo. Amiamo anche te. Thank you.
Si è posto un problema, tutti facevano pezzi in inglese, lui abbiamo detto facciamone uno anche noi in inglese, no cazzo? E allora abbiamo fatto questo. Ah, ma Duccio! E abbiamo fatto questo pezzo in inglese. Volevamo sentirti, meno di davanti Savoia e altri gruppi che stanno in cooperativa. Che tutti facevano il funky e noi? Perché non dovremmo farlo anche noi il funky? C'è gli stinchi, cioè non siamo capaci noi di fare il funky, cioè non siamo capaci di far niente, comunque proviamo a fare il funky. Oh,
doccia, solo una doccia, doccia, era quella di Natascia. Ci fa molto piacere vedere questo, i nostri padri putativi, è un testice putativi della CMM, della cooperativa Uncisino Antovani. Quindi non parla nessuno, parlerò con il bassista. Pensar in giocare.
se avessi la faccia pulita, tutta bianca, tutta dritta, ti direi che dormo tanto, te lo direi col mio accanto, ti direi che mi sento virile quando mi baci giù nel fienile, che mi eccita così tanto, quel tuo profumo adoro mi ripetere. E poi c'è un pezzo che deve cantare quella signora lì. Signorina! 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 Il pezzo sarà "Non sarete mai pensionati". Thank you.
luogo la signorina Mary, che adesso si deve cantare una canzone degli Stinky. Ed è anche il nostro ultimo pezzo, dopo di che vi ringrazieremo per essere stati qui tutta sera ad ascoltarci. Avete una grande pazienza, vi capiamo se non, vi lanciere, non ci lancerete dei gavettoni. Ma questo pezzo è stato il primo pezzo degli Stinky. Primo pezzo degli Stinky, scritto dallo Slim, nella sua cameretta, solitario, con la sua chitarra in acustica. Vi consigliamo di andare sulla nostra pagina Stinky di Santo. Ciao!